Ciao a tutti, sono Marina, educatrice al Museo Civico di Montebelluna. Oggi realizzeremo insieme un mosaico ispirato agli antichi mosaici di epoca romana. I materiali che ci occorrono sono tessere nere e bianche in ceramica o pasta vitrea, taglierino, forbici, righello, uno spiedino in legno, cartone, argilla o pasta modellabile, schemi ed esempi di mosaici romani. Oggi noi useremo delle tessere in ceramica bianche e nere di forma quadrata con lato 1 cm. È più facile però trovare nei negozi di hobbistica delle tessere in pasta vitrea. Oppure, se voi volete realizzare tutto da voi, potete semplicemente prendere del cartone e con le forbici tagliare delle strisce di circa 1 cm di larghezza, da cui poi voi ricaverete dei bellissimi quadratini molto semplici che poi verranno colorati con tempera bianca e tempera nera. Come potete vedere, ci ispiriamo a dei mosaici dell'antica Roma che sono molto belli ma anche molto complessi da realizzare. Per questo abbiamo deciso di proporvi degli schemi più semplici su cui voi poi potrete lavorare ulteriormente per arricchire il vostro mosaico casalingo. Iniziamo allora prendendo la nostra base di cartone che verrà ricoperta con l'argilla o la pasta modellabile che voi siete riusciti a procurarvi. Mi raccomando, cerchiamo di coprire l'intera base fino agli angoli, realizzando uno spessore non maggiore di 0,5 cm. Tutti questi pezzi poi, come potete vedere, semplicemente con le dita verranno livellati per avere una superficie abbastanza piana. È un lavoro molto semplice, ma anche molto divertente, soprattutto per i bambini. E continuiamo fino a ricoprire interamente la base. Una volta ricoperta e livellata l'intera base, potete aiutarvi con un taglierino per togliere le parti di argilla o di pasta modellabile in eccesso e poi potete dedicarvi alla decorazione. In questo caso io ho scelto questo modello fatto a serpentello. La base che noi utilizziamo è 15 x 15 cm, mentre il nostro schema prevede un quadrato di 10 x 10 cm. Ecco allora che ci vengono in aiuto il righello e lo spiedino di legno. Come? Beh, semplicemente per la realizzazione di un quadrato disegnato all'interno della nostra base. Quindi prendiamo le misure e iniziamo a incidere la nostra argilla. Ecco pronto il nostro quadrato di 10 cm per lato da decorare con tessere nere e bianche. Cominciamo allora con il disegno del serpentello. Io inizio con la prima tessera nera. Quindi mi appoggio al lato del quadrato lasciando un po' di spazio nella parte più verso di me e dopo averlo posizionato, quando sono ben sicura, schiaccio, in modo che la tessera piano piano entri all'interno dell'argilla o della pasta modellabile. Continuo con un'altra tessera nera. Stesso procedimento, posiziono e schiaccio. Salgo quindi a questo punto, posiziono e schiaccio. E così proseguo. Come vedete, alcune tessere non sono precisamente quadrate, mancano alcuni spigoletti, ma questo renderà il mio mosaico casalingo antico. A questo punto, per cambiare, passo alle tessere bianche e le posiziono seguendo esattamente lo schema.
Voi potete anche invertire i colori. È a discrezione dell'artista che è in voi. Continuo poi con le nere. Come vedete, a volte si alzano e quindi non faccio altro che continuare a schiacciare. Poi, quando il nostro mosaico, la nostra argilla, sarà asciutta, le tessere rimarranno attaccate. Vi accorgerete che questo è un lavoro da fare con calma, concentrazione, anche un po' di pazienza, perché è un lavoro meticoloso. Le cose belle richiedono tempo. Comunque, una cosa importante da ricordare è che con l'aiuto del nostro taglierino noi dovremmo, prima che l'argilla si secchi, eliminare le parti in eccesso. Quindi quando avrete terminato un lato, in maniera molto delicata, andrete a rimuovere ciò che non vi serve più. Mi raccomando, io vi consiglio anche di tenere un leggero margine. Ecco quindi il risultato del nostro lavoro, un mosaico che sembra appena uscito da uno scavo archeologico. Infatti, gli archeologi ritrovano mosaici romani proprio così, un po' irregolari. Con questo io vi saluto, vi ringrazio per aver seguito questo tutorial e alla prossima!